Le 8.27, ben ritrovati negli studi del TG 2000, nuovo appuntamento con l'informazione Flash. Papa Francesco è partito poco fa per il suo viaggio apostolico di 3 giorni in Ungheria, il 41esimo del pontificato e il secondo di quest'anno dopo quello in Congo e in Sud Sudan. Bergoglio è il secondo Papa a recarsi in Ungheria, il primo fu Giovanni Paolo II. L'arrivo a Budapest è previsto alle 10, alle 11.55 l'incontro con Orban. Stamattina, prima di partire, il pontefice ha salutato 15 persone senza fissa dimora che vivono nei pressi di San Pietro. L'Aula della Camera ha respinto la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. Serviva la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, ma gli assenti erano 25. Una brutta figura. Penso che tutti vadano richiamati alla loro responsabilità, ha detto la Premier Giorgia Meloni. Insorgono le opposizioni. Asse Roma-Londra, la Premier Meloni in Inghilterra firma un memorandum di intesa sui temi discussi con il primo ministro britannico Sunak. Siamo dalla stessa parte su difesa, migranti e Ucraina, le parole della Presidente del Consiglio. Raid notturni in diverse città dell'Ucraina, almeno 2 morti a Dnipro, si tratterebbe di una giovane donna e di un bambino di 3 anni. Attivati i sistemi di difesa aerea di Kiev, un missile russo inoltre ha colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando la morte di 3 civili a Uman, nella regione di Cherkasy, 8 i feriti. Secondo il Guardian, in Sudan l'esercito ha accettato l'estensione del cessate il fuoco per altre 72 ore, ma nonostante la tregua in diverse zone del paese si continua a sparare. Se il cessate il fuoco non verrà rispettato, milioni di bambini saranno a rischio, l'allarme lanciato dalle organizzazioni umanitarie. 3 cooperanti e 2 guardie della sicurezza sono stati rapiti in Nigeria, nell'area nord-orientale. Nella regione agiscono sia Boko Haram che ISWAP, affiliato al sedicente Stato Islamico. Siamo preoccupati e chiediamo il loro rilascio incondizionato, immediato e il loro ritorno sicuro, dicono gli operatori umanitari. Oltre 100.000 persone hanno manifestato a Gerusalemme per esprimere il loro sostegno alla riforma giudiziaria voluta dal governo guidato da Netanyahu. La riforma ha provocato una profonda spaccatura nel paese tra chi appoggia l'esecutivo e chi teme possa sovvertire l'ordine democratico. Demolito dalla Cassazione l'impianto accusatorio dell'indagine sulla presunta trattativa Stato-mafia. I giudici della 6ª sezione hanno confermato l'assoluzione per gli ex investigatori del ROS, per l'ex parlamentare dell'Utri e riconosciuto la prescrizione per il boss di Cosa Nostra Bagarella e per il medico Cinà, ritenuto vicino a Riina. Confronto costruttivo, le parole del ministro dell'interno Piantedosi dopo il faccia a faccia con le regioni sul tema immigrazione. Il Viminale punta a favorire l'accoglienza diffusa, escludendo la nascita di grandi hotspot e allo stesso tempo potenziando i 4 centri di primo arrivo che già si trovano in Calabria e in Sicilia. Un bambino di 11 anni è morto ieri pomeriggio dopo essere stato travolto da un'auto a Monza mentre attraversava la strada. Da chiarire se fosse solo o accompagnato da qualcuno. A guidare la Mini che lo ha investito una donna di 55 anni che ora rischia l'accusa di omicidio stradale. Al via il ponte del 1° maggio, milioni di italiani in viaggio, ma il tempo non sarà dalla loro parte. Previste giornate piovose, specialmente nelle regioni del nord-ovest, e con l'arrivo delle piogge anche le temperature caleranno. Passeggiare con un cane al guinzaglio è pericoloso, è quanto emerge da uno studio dei ricercatori della Johns Hopkins University. Le lesioni cerebrali traumatiche sono state la 2ª lesione più comune tra gli adulti trattati nei pronto soccorso degli Stati Uniti, avvenute durante la passeggiata con il proprio cane dal 2001 al 2020. Cinema. Esce in sala giovedì 4 maggio la 14ª domenica del tempo ordinario. Il nuovo film di Pupi Avati con Gabriele Lavia, Edwige Fenech e Massimo Lopez. Un film autobiografico, ha detto il regista, con questo nuovo lavoro ho intrecciato la cinematografia con la mia vita.
sport calcio, il Napoli si prepara alla festa Scudetto, la partita contro la Salernitana è stata posticipata a domenica alle 15 allo stadio Maradona. In caso di parità nella sfida fra Inter e Lazio e vittoria dei partenopei, la squadra di Spalletti sarebbe matematicamente campione d'Italia dopo 33 anni. Era l'ultima notizia, l'appuntamento per la prossima edizione del telegiornale. Buona giornata.